Si è parlato di Hebraism e Social Eating, l'ospitalità 2.0, alla prima delle due tavole rotonde in programma l'edizione 2014 di Gusto Kosher, l'evento di Le Bon Ton Catering in collaborazione con il Creativity Lab, il CPO dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica, dall'antico al contemporaneo, con al centro il tema di quest'anno, Inside Out, dentro casa, fuori nel mondo. Questa manifestazione nasce circa 15 anni fa come una degustazione di vini e poi nel corso degli anni di queste 14 edizioni ha preso sempre più forma, diventando un momento di incontro e d'aggregazione per i bambini, per le persone che vogliono approfondire la cultura ebraica. In questo momento si sta svolgendo una tavola rotonda con il rabbino capo e l'ambasciatore. È un momento di conoscenza e di incontro fondamentale per meglio capire l'un l'altro. Alla base delle incomprensioni a volte c'è la non conoscenza. Conoscendosi, magari davanti ai bicchieri di un buon vino, sicuramente ci si mette d'accordo più facilmente, si conosce prima e ci si apprezza reciprocamente. Alla tavola rotonda hanno preso parte il Rav Riccardo Di Segni, capo rabbino della comunità ebraica di Roma, Gianluca Aranno, co-founder di Gnammo, Barbara Beni, host It White, il giornalista critico gastronomico cinematografico Marco Lombardi, ideatore della cinegustologia, il sommelier esperto cerimoniere Alessandro Scorsone e Alex Zarfati, il co-founder di Isaia Blog, come moderatore. Presenti anche Naor Gilon, ambasciatore di Israele in Italia, e Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma. Per l'ebraismo, come per gli italiani, il cibo è una grande parte della nostra cultura, dell'essere insieme con la famiglia in feste, fine settimana, facciamo, il cibo è una grande parte della nostra vita. Diciamo che l'antisemitismo si combatte anche a tavola, diciamo che possiamo cambiare le opinioni di tante persone magari gustando tante specialità, e questo quartiere è rinato oltre al fatto che abbiamo messo qui le scuole ebraiche, dove è il cuore pulsante del motore di tutta la nostra comunità, la proliferazione anche di tanti locali di degustazioni kosher e di diverse orientamenti, non ultimo il sushi kosher, passando per la tradizionale cucina giudaico-romanesca o quella orientale o quella arabo-israeliana. Devo dire che questo consente di mettere tante persone e diventare anche un punto di incontro della città. Devo dire che questo ci riempie di orgoglio, perché si fa cultura anche attraverso la cucina. È stata l'occasione per far passare in rassegna i diversi modelli di ospitalità, dall'antico al contemporaneo, dalle cene clandestine ai supper clubs, dai guerriglia restaurant ai cooking party. Il mangiare 2.0 è certamente un atto sociale. Le regole alimentari sono un fondamento della tradizione ebraica, uno dei pilastri della vita religiosa. Un tempo considerata una cosa molto strana rispetto a una cultura che è assolutamente, quella generale in cui viviamo, che è assolutamente permissiva e senza limiti nella scelta dell'alimento, almeno in apparenza. In realtà la nostra è molto più complicata, la scelta dell'alimento, ma è ricca di valori che attraverso queste cose si trasmettono, e su questi valori che stiamo appunto qua a riflettere. E ce n'è per tutti i gusti, dalle cene vegane a quelle per soli design, dal salotto chic al garage underground. In Italia è una tendenza ancora nuova, all'estero invece è una realtà consolidata e un grande successo. E nella tradizione ebraica, storia di uno social eating ante litteram.